Pump and dump in pochissimo tempo, qualche ora per quanto riguarda Bitcoin, che ovviamente va a creare il perfetto stop hunting con un breakout fake di questo livello di supporto e bada bam, non chiude al di sotto di alcuni livelli importanti, $66,000 e circa $200, $66,200, e si riporta addirittura a $70,000 nell'arco di pochissimo tempo. In pratica un nulla di fatto, una palese manipolazione nella giornata di ieri con questo dump totalmente riassorbito e addirittura in questo momento sta facendo massimi superiori alla candela precedente proprio Bitcoin. Ve lo faccio vedere anche su un time frame più veloce per farvi comprendere come veramente è stata una manovra da manuale classica, anche una chiusura probabile di un ciclo mensile, e questa un classico atteggiamento da manipolazione. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Rumore di fondo, barra di congestione per quanto riguarda Bitcoin. Ahimè, difficile questa situazione anche da un punto di vista di trading, tant'è vero che su questo livello proprio di ribasso è andato in stop una delle mie strategie, l'altra è rientrata per fortuna oggi, ma comunque è diciamo un dolce amaro, diciamo così, perché la più importante invece è uscita proprio nella giornata di ieri, poi rientrerà eccetera. Ma morale della favola qual è, ragazzi? Quando ci sono questi tipi di oscillazioni di natura di rumore di fondo, è proprio il problema che si va a creare quando si cerca di in pratica prendere un segnale, oppure si cerca di essere estremamente prudenziali nella difesa ad esempio delle posizioni, quindi nel tentativo di difendersi da un downtrade, perché nel momento in cui magari si va a disegnare una struttura del genere che rompe una barra di congestione, che è questa evidente che si è andata a creare, una conferma al di sotto di questa barra di congestione configura sicuramente un prolungamento di questo trend ribassista. Infatti proprio nella giornata di ieri Bitcoin non ha fatto la conferma, ha recuperato in extremis ed è anche abbastanza evidente come la chiusura della candela daily sia andata, vedete, a risalire in pratica al di sopra di determinati livelli che erano circa per me il livello di 66,5 66,2. L'avevo detto anche ieri in un mini reel che l'avevo fatto, e poi si è riportato in pratica al centro di questa oscillazione. Nulla di fatto se non rumore di fondo e stop hunting, ma questo rialzo dipende da cosa? Dipende anche molto dai dati che sono usciti oggi sulla questione del tasso di inflazione alla giornata più volatile che ci aspettavamo, diciamo, per questa settimana, ed in effetti proprio così è avvenuto, perché ad esempio andiamo a vedere quelli che sono i dati sul tasso di inflazione degli Stati Uniti, sono stati migliori delle attese. Strano anche a veder disegnati dei rossi qui, perché sul sito di investing.com quando si vanno a delineare i colori dei dati significano rosso negativo, verde positivo. Ora, siccome siamo completamente sfasati da quello che dovrebbero essere le normali prospettive economiche, le normalità dei dati di natura macroeconomico, il dato rosso in questo contesto è positivo per i mercati e il verde è negativo. Pensate un po', perché ragazzi, un tasso di inflazione positivo e non tendente allo zero ovviamente è positivo per l'economia, siccome veniamo da decenni di inflazione zero, allora in questo sito è stato creato in questo modo. Invece noi abbiamo un dato contrario, cioè l'abbassamento dell'inflazione è un dato positivo. IPC mensile più bassa del previsto, indice dei prezzi al consumo più bassi del previsto, IPC annuale più basso del previsto di pochino, ma non ancora al di sotto del 3%, figuriamoci il 2% che è il livello di arrivo. Quindi tassi eventuali in ribasso prima, sì o no? Andiamo a vedere quelli che sono i dati di natura di attesa, come si sono modificati. Vi ricordo che tra l'altro cosa ancora dobbiamo vedere il FONC, è qui proprio secondo me che si andrà a decidere, quindi dalle 20 se siete in Italia, orario italiano, dalle 20:30 in poi, perché le decisioni del FONC, ma soprattutto la conferenza stampa, la decisione sarà senza ombra di dubbio questa del mantenimento dei tassi a 5,50, ma la conferenza stampa di Powell potrebbe cambiare anche questa sorta
sorta di atteggiamento del mercato, quindi fate molta attenzione. Per giugno i dati sono dati e sono assodati, appunto, rimanere uguali. Vediamo invece la previsione di settembre, che si attesta dopo il dato di oggi sul tasso di inflazione ad un aumento della percentuale relativa a chi pensa ad un ribasso dei tassi dello 0,25, un po' come ha fatto la Banca Centrale Europea, e quindi teoricamente ad un possibile taglio dei tassi nei mercati americani prima della scadenza di dicembre, che era un po' più nelle corde. Questo dato secondo me dipenderà moltissimo da quello che dirà Powell questa sera alle 8:30. Proprio in virtù di questa questione io ci andrei con i piedi di piombo in questo momento su questo rialzo, perché è un rialzo da pump and dump e ve l'ho fatto vedere precedentemente, ed è anche un rialzo che in realtà riassorbe la candela del giorno prima e riporta tutto in equilibrio al centro preciso di questa super barra di congestione che riguarda Bitcoin dalla metà di maggio, quindi da circa un mese. Questa barra di congestione che ha i suoi prezzi centrali intorno ai $70,000. In sostanza, nulla di fatto, down non siamo andati, rimbalzo sì, i dati economici hanno aiutato, c'è stato un piccolo rallentamento del rialzo dopo la pubblicazione dei dati sulle scorte di petrolio, che sono peggiorative, nel senso che indicano che c'è una maggiore scorta di petrolio e in sostanza dovrebbero essere indicativi di una specie di recessione, ma abbiamo visto che i dati sul petrolio non sono così stabili come come da aspettative. Vi faccio vedere anche l'indice del dollaro che vedete qui, anzi lo andiamo a controllare direttamente sul grafico, che è sceso, quindi l'indice del dollaro, la forza del dollaro è scesa proprio in corrispettivo del discorso dell'attesa del ribasso dei tassi. In sostanza, andando ad aumentare questo numero qui che vedete per le previsioni di settembre, che era prima intorno al 45%, è arrivato al 61%, abbiamo visto un dato negativo sull'indice di forza del dollaro, che è questa settimana qui, ve lo faccio vedere anche a livello daily, ecco il candelone sul dollaro che sta facendo, quindi indebolimento del dollaro, ma ancora di più si evince questa questione legata ai rendimenti dei titoli di Stato americano decennale e ventennale, che subiscono, vedete, una flessione del 3,20 e del 2,50%, quindi andando a costruire, tra le altre cose, una struttura ribassista, confermando anche un po' queste che erano dei grafici che avevamo visto anche precedentemente. In pratica questo tasso, questo grafico, più scende più porta le prospettive di un ribasso dei tassi e di un'immissione di liquidità all'interno del mercato americano. Attenzione, perché qui il grafico in questione è tutto da monitorare, perché è vero, è invertito un po' il trend, ha fatto il rimbalzo del gatto morto, ma fin tanto che regge questo livello di minimo, che è quello dell'inizio del 2024, dovrebbe essere dicembre 2023, esatto, quindi proprio 27, però, quindi quasi primo gennaio 2024, diciamo così. Fino a quando regge questo livello non è cambiato nulla su queste prospettive e la struttura grafica non è invertita. Questo è solo un andamento che bisognerà poi monitorare. Vi faccio vedere infatti il lungo periodo del rendimento di titoli di Stato americani, guardate che botta dopo la questione dell'impennata inflattiva. Quindi, come vedete, questo non è un grafico che ha virato, però senza ombra di dubbio ci dà un'indicazione importantissima sul comportamento della Banca Centrale Americana per quanto riguarda i tassi di interesse. Attenzione quindi, oggi alle 20:30 la conferenza di Powell, che potrebbe cambiare le carte in tavola di questo rialzo che stiamo vedendo su Bitcoin. Questo invece grafico continueremo a monitorarlo come sempre facciamo. Andiamo a vedere anche un paio di grafici per quanto riguarda Ethereum contro Bitcoin. Ethereum rimbalza sì, ma non tanto, ho provato anche un'operazione ennesima stop loss su Ethereum, il terzo che prendo di fila nell'arco di 4 mesi, perché ho tentato anche lì una mini, questa volta era proprio piccola operazione. Però ancora una volta stop per quanto riguarda Ethereum, che si comporta in maniera completamente anomala anche in base a determinate aspettative.
Andamento prima del grafico Ethereum contro Bitcoin e poi questo grafico con un aggiornamento ciclico velocissimo sul ciclo mensile di Bitcoin che potrebbe aver chiuso veramente nella giornata di ieri, e quindi un po' di chiarezza inizia ad esserci. Aspetto ovviamente la conferenza di Powell per vedere come chiude questa giornata importantissima per capire un po' di cosette. Stiamo arrivando al dunque anche da un punto di vista ciclico, ma ancora se Bitcoin dovesse salire da questi livelli rompendo i massimi, non siamo protetti dal famoso scenario di cui vi sto parlando da un botto di tempo, ragazzi, e che dobbiamo stare un po' ad attenzionare. Allora, Ethereum contro Bitcoin, guardate un po' il rialzo di nuovo fake dei giorni scorsi, che poi è stato nuovamente riassorbito, non in del tutto, però sembra un identico atteggiamento a questo qui, pump con dump annesso. Pump con un dump annesso. Vediamo se regge. Da un punto di vista ciclico, questo grafico identifica una struttura di inizio di un ciclo semestrale per quanto riguarda Ethereum contro Bitcoin, quindi non ha mai rotto la trend line, non ha mai rotto le medie mobili, non ha mai invertito. Ovviamente io ho provato anche qui un ingresso nella aspettativa che potesse breccare questo livello, perché se fa un breakout di questo livello sicuramente non dà il tempo di entrare al breakout, perché si spara un più 20% e quindi poi lascia tutti fuori. Però in linea di massima non è cambiato nulla anche dopo un rialzo di questo 20% di questa settimana, di questa candela. Attenzione, perché la scadenza naturale ciclica di questo movimento è attesa per settembre-ottobre del 2024, quindi indicherebbe ancora debolezze Ethereum contro Bitcoin settembre-ottobre 2024. C'è da valutare una serie di cose anche su questo problema. Resta quindi da vedere nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, se questo movimento di Ethereum contro Bitcoin continuerà come ha fatto appunto nei giorni precedenti questo tipo di atteggiamento. A questo punto aspettandoci una cosa del genere. Il ribasso, tra l'altro, fino a ottobre 2024 sancirebbe anche dei cambiamenti da un punto di vista di atteggiamento ciclico di Bitcoin, e ancora una volta si rialza lo spettro, chiamiamolo così, che vi dicevo, insomma, sul superamento eventuale dei massimi di Bitcoin proprio tra pochissimi giorni. Manca poco, dobbiamo vedere la fine di giugno per questa fase. Speriamo di riuscire a non assistere ad un rialzo dei prezzi entro giugno. Sembra strano dirlo così, ragazzi, viene da ridere, però è proprio in questo modo. Andiamo a vedere la questione ciclica che vi avevo promesso invece come aggiornamento. Intanto prezzi diciamo sono andati down da un punto di vista di minimo rispetto a questo qui, al minimo soprattutto quello del 31 di maggio, e quindi abbiamo sforato i minimi. Quindi da un punto di vista ciclico ci sono tutte le caratteristiche per decretare la chiusura del ciclo mensile non più a maggio, che era 30 giorni precisi, un po' troppo corto, ma decretarlo proprio nella giornata di ieri, 41-45 giorni, un classico atteggiamento da metà del ciclo trimestrale, metà di un ciclo trimestrale che di solito dura circa 80-90 giorni per quanto riguarda Bitcoin, e che quindi a questo punto, se ha fatto la chiusura da metà ciclo qui, possiamo indirizzarci intorno agli 80 giorni verso il 20 luglio per la fase finale di questo ciclo. Attenzione, perché questo ciclo in particolar modo potrebbe essere anche il ciclo che va a concludere definitivamente l'annuale corto di Bitcoin, che è iniziato a settembre del 2023, e qui entra e subentra un po' la paura di tutto questo movimento, cioè la possibilità di assistere a brevissimo ad una fake breakout di questi massimi per poi andare a disegnare una close fatta così, che indica la chiusura del ciclo annuale anche di Bitcoin, e quindi disegnerebbe un fake breakout. Per scongiurare questa ipotesi, di cui vi parlo praticamente da 3 settimane, c'è solo un modo: aspettare il breakout, cioè non far avvenire il breakout di questi livelli dei massimi fino almeno al
25, sarebbe meglio luglio, insomma, 25 giugno barra i primi di luglio. Se riusciamo, diciamo, a non andare al di sopra di questi massimi, ieri sembrava la strada delineata ed era migliorativa da alcuni punti di vista, si potrebbe, diciamo, auspicare per una per evitare appunto questa fase ribassista. Altrimenti rientrano in gioco tutte le cose che ci siamo detti nei video precedenti. Bisognerà stare molto attenti ad un movimento di rottura dei massimi di Bitcoin entro i prossimi giorni, perché potrebbe indicare appunto un fake breakout. Non è detto che avvenga, ovviamente, però non possiamo escludere quel tipo di atteggiamento, mentre invece se aspettiamo un bel po' di giorni e arriva luglio, quel tipo di atteggiamento ha una probabilità di verificarsi molto blanda, e quindi cambia un po', no ragazzi? Questo cambia tanto. Allora, dovremmo assistere nei prossimi giorni per cercare di capire come questi movimenti potrebbero andare a svilupparsi. Io direi che entro domani, dopodomani, abbiamo idea chiara se qui è iniziato un nuovo ciclo mensile per quanto riguarda Bitcoin, e se è iniziato un nuovo ciclo mensile ha, come vi dicevo, tutte le carte in regola per andare addirittura a fare anche nuovi massimi, perché non ci sono vincoli, ma questo sarebbe negativo nel medio-lungo periodo, perché rischieremmo addirittura di andare ad a fare un massimo che poi si ferma per fare appunto la chiusura del ciclo annuale. Attenzione alla successiva scadenza, che è quella di luglio 2024, che potrebbe anche lanciare la cosiddetta fase finale ribassista proprio di questo grafico di Ethereum contro Bitcoin, perché un ribasso secondo me di Bitcoin non reggerebbe Ethereum, almeno in questo momento, e neanche le altcoin. In linea di massima c'è ancora il dubbio, io un po' il dubbio ce l'ho sul fatto che Bitcoin stia facendo e costruendo un ciclo annuale corto in chiusura in questa zona, perché non riesco a inquadrare bene questo movimento rialzista. Ho bisogno appunto di assistere ad alcuni atteggiamenti di breakout, e queste barre di congestione che stiamo vedendo da un mesetto e mezzo non sono in grado di darci segnali di alcun tipo, perché sono dei pump and dump, palesemente sembrano manipolatori, eccetera. Vediamo intanto la chiusura della giornata di oggi dopo il discorso di Powell alle 8:30 se siete in Italia, e vedremo un po' che cosa succede se Bitcoin chiude forte, se riesce ad andare sopra 70.000, o se Powell raffredda i bollenti spiriti che pensano ad un ribasso dei tassi a settembre, dicendo che magari la strada è ancora lunga, e si va a riequilibrare un po' il rialzo di oggi spostandoci di nuovo intorno ai 68.000 e qualcosa, e un po' indebolendo forse anche questo movimento. Quindi secondo me la vera attesa è dal discorso di Powell. Se Powell invece dirà qualcosa di positivo, probabilmente questo rialzo si allungherà ulteriormente. A livello operativo, a meno che non abbiate fatto operazioni di natura di trading di breve, come appunto vi dicevo, uno dei miei sistemi oggi che si usa proprio in queste condizioni, difficile prendere posizioni con altri tipi di sistemi. L'holding resta fermo da un anno e mezzo ormai, ne abbiamo già parlato. Quando ci sarà un segnale per gli holder lo dirò, ragazzi, al momento non ci sono segnali per gli holder differenti, però è da contestualizzare appunto questo rialzo anche per i trader di breve medio, anche per quelli di medio, perché è pericoloso soprattutto se andiamo velocemente a fare nuovi massimi per via del discorso che vi ho detto precedentemente. Ancora non siamo fuori pericolo, vedremo cosa accadrà. Incredibile quello che sta facendo in questo momento Bitcoin, veramente tanti giochi contro giochi, mosse contro mosse, come si diceva in un film vecchio. È veramente interessante assistere a queste cose, si impara veramente tanto. Fatemi sapere come state gestendo questo momento preciso, perché più scrivete nei commenti la vostra idea, eccetera, più ci confrontiamo e alcune cose ne escono fuori in maniera estremamente interessante. Ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti!